Ma cosa stai facendo? La PlayStation stai giocando? No, dai, dai, aspetta. Vedi che fuori sta un bellissimo sole. Perché non vieni con me? Fa caldo, fa caldo. No, no, che fa caldo? Il sole è dato. Andiamo a fare la postizia. Ti faccio vedere come si fa. Per preparare la postizia o pricoprac serviranno peperoni di diverso colore, ma soprattutto che siano croccanti. Tagliate in due il peperone, poi lo tagliate a listarelle. Dopodiché a cubettini. Pensate che la pastizia o pricoprac, come la chiama la molfetta, è un prodotto che si fa d'estate, tipico solamente di questi due paesi, non la fanno da nessun'altra parte in Puglia. Se avete notizie contrarie, commentate. Dopo averli tagliati, li riponiamo su uno scolapasta, insomma. Dopodiché li saliamo a sentimento. Vai, abbonda col sale. A sentimento, quindi abbondiamo. Abbondiamo. E dove li mettiamo poi? E naturalmente, data la giornata, li mettiamo al sole. Ecco perché si fanno d'estate. Devi fare così, vedi, un po' di shake shake. Vabbè, sì, l'avrei fatto a terra. Facciamoli scolare almeno 8-9 ore a sole pieno. Qui stiamo facendo anche le zucchine a poverella. Di tanto in tanto i peperoni vanno girati. Trascorsa una giornata al sole, si fanno sentenze terrani a mollo in aceto per almeno un'ora e mezza. E adesso li strizziamo in un canovaccio. Adesso servirà aglio a fettine. Peperoncino facoltativo questo. Prezzemolo, e in questo caso noi aggiungiamo la menta, ma è proprio la nostra scelta personale, la nostra variazione. Ma sì, profuma. Sì. Infine olio evo, bello abbondante, e poi mescoliamo tutto. Riponiamo in tutto nei barattoli precedentemente sterilizzati, naturalmente. Colmate il barattolo con dell'olio. L'ultima operazione sarà far bollire i barattoli per almeno 20 minuti. Anche 30 direi. Ma sì. Dopo 15 giorni minimo, ma se ne aspettate un 30, 40, 50 sarà ancora più buono, mettiamo, li apriamo e con tutto l'olio, noi così facciamo, li andiamo ad adagiare su una fetta di pane e poi, sentite qua, il rumore della felicità. Smollichiamo un panino caldo, ci aggiungiamo la pastizia con tutto l'olio, l'aglio, quello che c'è, e poi io, questa non è proprio giovinazzese, ci metto una bella burratina. Anche oggi ti abbiamo offerto questo contenuto completamente gratuitamente e senza alcun tipo di abbonamento. Se ci vuoi ringraziare, se vuoi premiare il nostro lavoro, lasciaci un mi piace, un commento e condividi al primo posto. Ci vediamo alla prossima, ciao!